Noi umilmente, in punti di piedi, da anni seguite i paradisi normativi. Esatto. Perché bisogna seguire i paradisi normativi? Perché tu, andando nei paradisi normativi, facciamo l'esempio di Malta, no? Malta, 10 anni fa, era un'isola semiarida, povera, con un turismo fai da te. A un certo punto gli inglesi sdoganano Malta. E Malta cambia politica, cambia il codice civile, cambia tutta la normativa del mondo dell'imprenditoria e diventa un paese allettante dove le più grandi società internazionali del gioco online hanno sede a Malta. Quindi, di questo lo aveva capito bene quella giornalista che è stata 5-6 anni fa è saltata sopra una bomba, e perché aveva usato mettere becco in questo che stava, cosa stava accadendo, cioè che sul piano normativo erano coinvolti anche personaggi a livello governativo che hanno consentito, che hanno tollerato, o c'era anche complicità, questo sistema. Quindi se sul piano normativo è possibile, ad esempio Capomolla ha fatto un paio di rogatorie con Malta e questi nemmeno rispondevano. Perché non rispondevano? Perché appunto non avevano interesse a collaborare per contrastare il riciclaggio. Quando noi pensiamo al riciclaggio, pensiamo a Monte Carlo, pensiamo a San Marino, non è così. Monte Carlo non ha bisogno di fare, non è un paese di riciclaggio. Perché già se tu non sei ricco non puoi andare ad abitare a Monte Carlo, e per abitare a Monte Carlo per avere la residenza la prima cosa deve depositare 500 milioni di euro, deve avere una casa di proprietà che costa al metro quadro 28-30 mila euro al metro quadro, quindi deve essere già ricco, cioè non ti arriva lì il narcotrafficante per riciclare a Monte Carlo, ti arriva l'arabo. Ma ad esempio un altro posto dove è un paradiso normativo è la City di Londra. La City di Londra è infatti, la City di Londra non è più abitata dagli inglesi. La City di Londra non è più abitata dagli inglesi perché è abitata dagli arabi e dai riciclatori. La City di Londra è una bolla. Tu vai lì, chiavi in mano, ti danno due stanze, una segretaria, un computer. E gli dici: voglio aprire una società che si chiama Biancaneve e i Sette Nani, e quelli in 2 ore e mezza, 3 ore ti danno una società che si chiama Biancaneve e i Sette Nani, e poi e vai lì e fai le tue operazioni, il tuo business, la tua speculazione. È ovvio che anche quella è una bolla, perché tutto costa, tutto è fuori dalle regole del mercato, se tu pensi ad esempio all'Austria, anche l'Austria è un paese abbastanza ostile sul piano investigativo, perché tu vai in Austria, cambi il cognome e quindi poi crei un muro, crei una barriera tra te e il tuo patrimonio, e quindi ha voglia a fare rogatori. Quindi sto facendo esempi della nostra vicina Europa, di paesi che stanno vicino a noi. E se noi poi parliamo di altri posti nel mondo, i riciclatori fanno molto di più, proprio i narcotrafficanti direttamente vanno a depositare in banche, in agenzie bancarie, dove ci sono gli stessi sportelli degli Stati Uniti, che vanno in un paradiso fiscale, versano 5 milioni di euro, poi vanno nella periferica, nella sede a New York, ad Atlanta, a Washington, e chiedono 1 milione di euro, digita e trova che già quel cliente è cliente in un paradiso fiscale,
che ha già depositato 5 milioni di euro, che sono il provento del traffico di cocaina, ma nessuno gli chiede in quel paradiso fiscale quei 5 milioni dove li ha presi, poi va negli Stati Uniti e riesce a prendersi 1 o 2 milioni di euro, che sono già puliti. Perché poi, se qualcuno dovesse contestare alla banca che in realtà ha fatto riciclaggio, cosa accade? Accade che la multa per la banca, cioè la sanzione per la banca, non è la chiusura della banca, ma è una sanzione ridicola che tocca meno del 2% rispetto a meno del 2% rispetto alla somma movimentata. E quindi il problema del riciclaggio o il problema di questo livello di mafia è un problema internazionale, è un problema internazionale che misura appieno qual è la debolezza degli stati, qual è il limite degli stati. Vogliamo entrare, andiamo un attimo nel mondo reale, nel mondo legale. Cioè, il mondo oggi è governato dalle multinazionali. E la prova è che le multinazionali sono in grado di scegliersi la sede sociale e pagare il 2% di tasse. Però fanno profitti nei paesi dove le tasse sono al 25, al 30, al 45% come l'Italia, però i profitti che fanno in Italia non pagano le tasse in Italia, perché sono talmente forti che si muovono sopra gli stati. E quindi questo è lo snodo, ad esempio, dell'Europa. L'Europa è marginale anche da questo punto di vista, che non riesce ad imporre il pagamento delle tasse, perché l'Europa non è uno Stato federale, perché siamo tanti Stati, perché l'Europa è marginale, è debole. Che il mondo è governato dalle multinazionali, dagli Stati Uniti, dalla Cina, un po' dall'India, un po' dall'Inghilterra, e man mano che scendiamo, noi siamo delle comparse. Sul piano internazionale l'Italia è una comparsa, non ha voce in capitolo. Io da 30 anni che ogni qualvolta un Presidente del Consiglio torna da Bruxelles dice sempre abbiamo vinto. Ma io nel mio mondo io vedo che Eurojust, Europol, Interpol, nessuna di queste agenzie in Italia, sono all'AIA in Olanda, Interpol in Francia, ma faccio sempre l'esempio per capire la marginalità dell'Italia. Quando qualche anno fa Londra è uscita l'Inghilterra è uscita dalla Comunità Europea, ha dovuto cedere all'Agenzia del Farmaco, l'Italia ha detto guardate che a 650 metri dalla stazione centrale di Milano abbiamo il Palazzo Pirelli, vi diamo il Palazzo Pirelli, nemmeno ci hanno risposto. Hanno aspettato 6 mesi che l'Olanda costruisse un palazzo di acciaio e vetro e ora l'Agenzia del Farmaco ce l'hanno gli olandesi. Questo fa capire la marginalità, il resto sono chiacchiere. Ma anche se vogliamo, anche tornando anche nel mondo sul piano investigativo, quando pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, Interpol ha istituito ICAN, l'agenzia per il contrasto dell'andrangheta nel mondo, alla quale hanno aderito 30 paesi del mondo, questa agenzia, io dico sempre, doveva essere la sede, doveva essere a Reggio Calabria, perché a Reggio Calabria c'è il cuore, la sede dell'andrangheta, no? E allora facciamola a Catanzaro che c'è Gratteri. No, la facciamo a Roma perché l'andrangheta ormai in tutta Italia, no, e la sede è a Lione in Francia. E questo vi fa. E allora questi sono fatti che io vi racconto, e quindi poi fatevi voi l'idea di come stanno le cose, di chi conta e di chi non conta. Vabbè, adesso facciamo la RAI a Catanzaro, però. Era giusto farla a Catanzaro, nel centro della Calabria, in modo tale che fosse equidistante, non a Cosenza. No, vabbè, una battuta.